Se ricordate, a gennaio l'Agcom ha deliberato le linee guida per gli influencer, con le quali in pratica si definiscono le regole che dovranno rispettare. In generale si tratta di previsioni per la tutela dei diritti della persona, dei minori e soprattutto per la trasparenza nelle pubblicità. Con la stessa delibera l'Agcom ha istituito anche un tavolo tecnico a cui sono stati convocati diversi soggetti esperti, tra cui anche la mia azienda The Rev, per definire ulteriormente queste linee guida e renderle applicabili. Noi abbiamo mandato già alcune proposte preliminari. Per esempio, abbiamo suggerito che gli influencer non vengano definiti da indicatori uguali per tutte le piattaforme, ma da parametri che tengono in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascun social. Poi abbiamo proposto che venga introdotto un badge o una dicitura prestabilita da inserire in bio, in modo che gli utenti possano riconoscerle al primo sguardo, e un elemento distintivo comune per le promozioni commerciali, che sia interattivo come gli hashtag, in modo che si possa monitorare con i tool di analisi. Abbiamo pensato che sarebbe utile avere un portale dedicato dove pubblicare l'elenco degli influencer, consentire agli utenti di inviare delle segnalazioni e rendere disponibili FAQ e vademecum di facile consultazione. Inoltre, abbiamo fatto sapere all'Agcom che siamo favorevoli a un codice di autocondotta per le agenzie che fanno da intermediarie tra brand e creator, perché è giusto che siano coinvolte nel rispetto delle norme. Da domani il tavolo tecnico comincerà a lavorarci e per noi è un'ottima notizia, perché il mercato dell'influencer marketing è in costante crescita e ha molto rilievo anche in Italia, quindi pensiamo che sia importante regolamentarlo e soprattutto che lo si faccia con l'aiuto di chi tutti i giorni ci lavora e ne conosce le dinamiche. Se avete altre idee o proposte, ne parliamo nei commenti.